Signore e signori, ci troviamo nel comune di Roseto Capospulico. È il 20 di giugno del 2012, sempre per le esclusive di Teleradio Cinghiale. Volevo solo ricordare che quest'oggi sono già passato due volte, stamattina presto alle 8:30 da qui e oggi di ritorno da Fasano intorno alle 14, e c'era un autovelox fermo della Polizia Municipale, sempre qui al solito posto. Ricordate, a Roseto Capospulico, tra il famoso bar, ristorante, pizzeria che si trova qui sulla destra da Mario, questo con l'insegna bar pizzette, come potete vedere, camere, subito dopo questo posto e questi peperoni rossi c'è l'insegna, ovviamente ce n'è una, come vedete, controllo elettronico, poi ce n'è subito dopo un'altra, e la macchina che da stamattina era qui, penso ci sia ancora adesso. Vi vorrei addirittura fermare per chiedere a un vigile che è qui di controllo se gli danno lo straordinario, dato che questo gran bel comune di Roseto Capospulico, oltre a non rispondere alle lettere che gli vengono mandate, si permette anche il lusso di tenere l'autovelox acceso praticamente giorno e notte. Eccoli, questi guardano e noi filmiamo, perché loro hanno diritto a fotografare e noi abbiamo diritto anche a filmare, chiaramente. Anzi, il vigile mi ha fatto pure segno per dire: guarda che quello sta filmando. E io voglio capire dove finisce la loro libertà e la mia, che si mettono qui perché giustamente qui nel centro abitato il limite è 50, allora magari con queste giornate in cui fa caldo una persona è completamente spossata, continua a prendere multe perché è stanco e magari non guarda che va a 52 anziché 50 all'ora. Scusate il tono, sono un po' incazzato, per così dire, non so se gli amici di YouTube mi passeranno questa nota, credo di sì, perché qui c'è questo posto bellissimo con un mare meraviglioso e questo castello che potete vedere, il castello di Roseto Capospulico, dove io vengo sempre pure al mare d'estate, ma chiaramente bisogna stare attenti a queste trappole che questi comuni mettono. Stessa cosa vale anche per il comune di San Marco Argentano, che è un altro comune che vive anche di autovelox, e ovviamente poi le strade sono combinate in queste condizioni, per insalti, buche o come le gallerie più avanti che vedremo, che abbiamo già ampiamente documentato, che fanno letteralmente pena. Guardate, il vigile ha fatto un gesto di stizza, come per dire: guardi, questo adesso mi mette su YouTube, ma cioè, rendiamoci conto, invece di incazzarci noi per l'autovelox che è lì da stamattina alle 8, si incazzano loro perché vengono filmati. Ma guardiamoci questo bel panorama, questa è la zona dove purtroppo è morto Bergamini, siamo proprio in quella zona tristemente famosa, questo è proprio il tratto dove, facciamo un saluto al povero Bergamini, beata l'anima si dice da noi, che purtroppo qui ha perso la vita ancora dopo 20 anni, non si sa bene come, stiamo passando proprio qui, e mi spiace che dobbiamo parlare anche di questi argomenti in una zona come questa, ricca di bellezze naturali come potete vedere, ma anche, qui il limite addirittura è 40, io lì ero 40, quindi va a finire che l'autovelox mi ha fatto anche il verbale quando sono passato, giusto per completare, no, ma ero a 38, quindi segnava 40 e quando chilometri, ma era meno di 48. Chiaramente se per caso poi mi arriverà la multa, allegherò questo video dove dirò, dove dico che andavo a 38 all'ora, segnava 40 e quanto chilometri, ma erano di meno. Grazie, alle prossime, sempre su Teleradio Cinghiale Stereo. Ricordo che questo è il secondo viaggio che faccio oggi su questa strada. Stamattina sono andato a Fasano con il furgone, sono tornato, sono andato a Montalto andando dal mio amico Natale a portare dei documenti, e adesso sono di nuovo su questa strada perché per le 7 devo essere al porto di Brindisi. Grazie, alle prossime.